Oggi ci troviamo nel comune di Borgo San Dalmazzo. Parcheggiata l'auto a Sant'Antonio a Radolo, ci incamminiamo in direzione di Tetto Pilone, da dove parte il sentiero delle Meridiane. Su questo pilone la prima Meridiana. Dopo un pezzo di strada asfaltata, ci inoltriamo su questi sentieri in terra battuta. Giunti a Chabot Padel incontriamo questi strani personaggi in un'area attrezzata adatta ai bambini. L'omaggio a Stefania Belmondo e Marta Bassino. La casetta con il cibo per le masche e i sarvanotti. L'angolo didattico con i libri. Questo spazio con tutti questi personaggi e gli alberi che cercano abbracci è un posto ideale per i bambini. Ecco il ciclista e il camminatore. La nostra camminata prosegue fino ad arrivare a questa meridiana che funziona con il naso di Pinocchio. Questa limpida giornata ci offre dei panorami veramente belli. Raggiungiamo Rucharjund, dove troviamo una meridiana fatta per terra con dei tronchi. Proseguendo sul sentiero, raggiungiamo
la piazzetta degli orologi solari. Su questo il raggio solare che filtra indica l'ora. In questo l'ora è ottenuta tramite la proiezione dell'ombra. Un altro esempio di meridiana fatta con tronchi e pietre. La nostra passeggiata prosegue in direzione Monte Croce. Il Monte Croce, alto 1210 metri, essendo sullo spartiacque tra la Valle Gesso e la Valle Stura, è un punto molto ma molto panoramico. Meridiana sulla cima di Monte Croce. Il re di pietra, il Monviso. Il ponte dell'Ola e Gaiola. Una panoramica delle cime che ci circondano. Cuneo con il Ponte Sarti e il Viadotto Soleri. La nostra camminata prosegue in direzione Sant'Antonio a Radolo. La cappella del XVII secolo dedicata a Sant'Antonio e San Lorenzo. Una visita al paese di Sant'Antonio a Radolo, dove da ragazzino venivo a trovare i miei zii che in questa casa soggiornavano.
La nostra visita prosegue nella parte nuova di Sant'Antonio a Radolo, dove veniamo accolti da questo gatto. Alcune sculture di Barba Brisiu. Anche questa passeggiata è giunta al termine. Un grazie per la visione e un saluto dai tre camminatori.